Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente. Hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale delle società. L'affermazione di Ruskin che le donne sono migliori degli uomini è un fatuo complimento che deve provocare in loro un amaro sorriso, giacché non si dà altra situazione nella società nella quale si accetti che il migliore debba essere soggetto al peggiore. La donna è stata bloccata per secoli. Quando ha accesso alla cultura è come un'affamata. E il cibo è molto più utile a chi è affamato rispetto a chi è già saturo. La differenza tra uomo e donna è epigenetica. Ambientale. Il capitale cerebrale è lo stesso, in un caso è stato storicamente represso. Nell'altro incoraggiato. Così pure tra popoli. È sempre un dato culturale. Geneticamente uomo e donna sono identici. Non lo sono dal punto di vista epigenetico, di formazione cioè, perché lo sviluppo della donna è stato volontariamente bloccato. Per la componente femminile del genere umano è giunto il tempo di assumere un ruolo determinante nella gestione del pianeta. La rotta imboccata dal genere umano sembra averci portato in un vicolo cieco di autodistruzione. Le donne possono dare un forte contributo in questo momento critico. Nel passato la cultura era accessibile solo a una ristretta elite e alle donne ebree. Perché tra gli ebrei la cultura era così amata che superava la differenza di sesso. Il cervello, se lo coltivi funziona. Se lo lasci andare e lo metti in pensione si indebolisce. La sua plasticità è formidabile. Per questo bisogna continuare a pensare. Tutti dicono che il cervello sia l'organo più complesso del corpo umano, da medico potrei anche acconsentire. Ma come donna vi assicuro che non vi è niente di più complesso del cuore, ancora oggi non si conoscono i suoi meccanismi. Nei ragionamenti del cervello c'è logica, nei ragionamenti del cuore ci sono le emozioni. Il progressivo aumento del volume del cervello, e quello più spettacolare delle sue capacità intellettuali, sono il risultato di un processo disarmonico, che ha creato infiniti complessi psichici e aberrazioni comportamentali, risparmiati ai nostri compagni di viaggio, dai primati antropomorfi a quelli, infinitamente più numerosi, che ci hanno preceduto di centinaia di milioni di anni e che probabilmente ci sopravviveranno, gli insetti. Contrariamente all'opinione corrente, il cervello non va fatalmente incontro con gli anni a un processo irreversibile di deterioramento. Sia Tiziano che Michelangelo e molti altri artisti di straordinarie capacità creative, Picasso tra questi, continuarono a realizzare opere di eccezionale valore sino a tarda età. Rifiutate di accedere a una carriera solo perché vi assicura una pensione. La migliore pensione è il possesso di un cervello in piena attività che vi permetta di continuare a pensare, usque ad finem, fino alla fine. Rare sono le persone che usano la mente, poche coloro che usano il cuore e uniche coloro che usano entrambi. Ho perso un po' la vista, molto l'udito. Alle conferenze non vedo le proiezioni e non sento bene. Ma penso più adesso di quando avevo 20 anni. Il corpo faccia quello che vuole. Io non sono il corpo, io sono la mente. Il corpo non importa, ciò che conta è la mente. Né il grado di intelligenza né la capacità di eseguire e portare a termine con esattezza il compito intrapreso sono i fattori essenziali per la riuscita e la soddisfazione personale. Lo scopo ultimo di quanto si produce non è il premio, ma il piacere di utilizzare al meglio le capacità cognitive delle quali è dotato l'Homo sapiens. Per me quello che conta, in una persona, non è che sia ebrea o cattolica, ma che sia degna di rispetto. E sono convinta che non esistano le razze, ma i razzisti. Nel manifesto degli scienziati razzisti, che si diceva vergato o comunque ideato da Mussolini, si dichiarava che gli ebrei non appartenevano alla razza italiana. Non esistono le razze, il cervello degli uomini è lo stesso. Esistono i razzisti, bisogna vincerli con le armi della sapienza. A distanza di tanti anni mi sono molte volte domandata come potessimo dedicarci con tanto entusiasmo all'analisi di questo piccolo problema di neuroembriologia, mentre le armate tedesche dilagavano in quasi tutta l'Europa disseminando la distruzione e la morte e minacciando la sopravvivenza stessa della civiltà occidentale.
La risposta è nella disperata e in parte inconscia volontà di ignorare quel che accade, quando la piena consapevolezza ci priverebbe della possibilità di continuare a vivere. C'è solo una categoria che possa stabilire i limiti alla scienza, gli scienziati. Che non sono affatto delle persone irresponsabili. Il male assoluto del nostro tempo è di non credere nei valori. Non ha importanza che siano religiosi oppure laici. I giovani devono credere in qualcosa di positivo e la vita merita di essere vissuta solo se crediamo nei valori, perché questi rimangono anche dopo la nostra morte. Spetta a ogni individuo il compito di costruire la propria scala di valori e cercare di attenersi a quella, non al fine di ottenere un compenso in terra o in cielo, ma con l'obiettivo di godere ora per ora, giorno per giorno, della straordinaria esperienza di vivere. Il corpo può morire, ma restano i messaggi che abbiamo mandato in vita. Perciò il mio messaggio è questo: credete nei valori. L'esperienza di una lunga vita mi ha convinto che la generosità nel giudizio del prossimo, tenendo sempre in conto tutte le attenuanti a suo favore, è di gran lunga preferibile alla tendenza purtroppo diffusa di mettere in rilievo le sue manchevolezze e di accanirsi contro veri o presunti colpevoli. Il maggior vantaggio che si ricava da questo atteggiamento fiducioso è non soltanto il fatto che lo incoraggia a ricambiarlo, ma anche che esso è motivo di serenità per chi lo possiede. Non è l'assenza di difetti che conta, ma la passione, la generosità, la comprensione e simpatia del prossimo, e l'accettazione di noi stessi con i nostri errori, le nostre debolezze, le nostre tare e virtù, così simili a quelle dei nostri ascendenti e discendenti. Qualunque decisione tu abbia preso per il tuo futuro, sei autorizzato, e direi incoraggiato, a sottoporla ad un continuo esame, pronto a cambiarla, se non risponde più ai tuoi desideri. La ricerca intesa come strumento di conoscenza e non come oggetto di competizione e strumento di potere. Nella vita non bisogna mai rassegnarsi, arrendersi alla mediocrità, bensì uscire da quella zona grigia in cui tutto è abitudine e rassegnazione passiva. Bisogna coltivare il coraggio di ribellarsi. Non si trattava tanto di coraggio, che ritengo non mi mancasse, quanto di presenza di spirito senza la quale avrei messo a repentaglio la mia vita e quella dei compagni, qualora fossi caduta nelle mani dei nazisti o dei fascisti. Contemplandola a debita distanza, partecipai all'emozione che milioni di profughi, fuggiti a persecuzioni antiche e recenti, hanno provato all'approdo nel porto di New York. Affrontare la vita con totale disinteresse alla propria persona e con la massima attenzione verso il mondo che ci circonda, sia quello inanimato che quello dei viventi. Questo, ritengo, è stato il mio unico merito. Meglio aggiungere vita ai giorni, che non giorni alla vita. Per coscienza si intende lo stato di consapevolezza della nostra esistenza come entità individuale, che implica il riconoscimento delle proprie azioni e del susseguirsi temporale e sequenziale, del fatto cioè che esse hanno avuto luogo in passato, avvengono nel presente e si possono prevedere in un futuro prossimo o lontano. Contano maggiormente la totale dedizione e il chiudere gli occhi davanti alle difficoltà. In tal modo possiamo affrontare problemi che altri, più critici e più acuti, non affronterebbero. Ognuno può essere della religione che vuole, cristiana, musulmana. Io sono della religione laica. La scienza intimorisce solo chi non la conosce, colpa anche delle distorsioni dei mass media, ma in realtà la scienza è l'unica cosa che distingue l'Homo sapiens dal resto delle creature viventi. Va coltivata, non certo bloccata. Se non riesci a ricordare dove hai messo le chiavi, non pensare subito all'Alzheimer, inizia invece a preoccuparti se non riesci a ricordare a cosa servono le chiavi. In America si lavora bene e si vive male. In Italia si vive bene e si lavora male. La scelta di un giovane dipende dalla sua inclinazione, ma anche dalla fortuna di incontrare un grande maestro.